pochi sicuri alla fine. Ma sicuramente fa malissimo perché è un pareggio che sa di sconfitta, però dobbiamo anche prenderci delle volte queste cose che ci faranno crescere sicuramente. Dispiace, dovevamo chiudere forse prima la partita, però sapevamo che non era un campo facile e dobbiamo ormai prenderci questo risultato e da lunedì ripartire a testa alta per ritornare alla vittoria in casa contro la Carrarese. Senti, cosa è mancato secondo te? Nel senso che la determinazione l'avete messa, siete stati cupi, concentrati Ma è fermi? mancata forse un po' di attenzione nelle ultime palle inattive, che già qualche palla prima avevamo rischiato qualcosa e purtroppo nell'ultima palla l'abbiamo pagata a caro prezzo. Sapevamo che loro erano bravi su queste situazioni e purtroppo abbiamo preso il gol del pareggio allo scadere, diciamo. Possono aver inciso secondo te anche i cambi nella finale, hanno un po' forse. Ma i cambi non c'entrano niente perché i miei compagni sono entrati tutti con la voglia di vincere, quindi sicuramente non è una cosa da valutare. E ora dovrete sicuramente ritrovarvi per concentrarvi subito per il prossimo impegno, sicuramente sarà una settimana importante anche. Ma sicuramente sappiamo che sabato arriva la Carrarese, che è un'altra squadra importante, però noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, a pensare a lavorare bene e niente, e pensare a riportare subito il Perugia alla vittoria. Come avete visto il Pineto, una squadra che comunque ha perso un po' la sorpresa del campionato? Il Pineto abbiamo visto che ha messo in difficoltà squadre importanti come il Pescara, il Cesena e altre squadre, sappiamo che venire qua non era facile e anche oggi l'hanno dimostrato. Grazie.